Sappiamo che un torneo di poker lungo e difficile come quelli in corso qui al VPT National richiedono una preparazione fisica e mentale. Allora abbiamo chiesto ai giocatori che cosa è assolutamente vietato fare prima e durante un torneo. Che cosa deve evitare di fare un giocatore di poker in un torneo così lungo per non alterare la sua preparazione fisica, la sua concentrazione? Che consiglio gli daresti? Ma sicuramente stare concentrato e non esagerare a far festa la sera magari. Prima? Dormire bene, evitare di mangiare pesante, evitare di bere alcol, tutto quello che ho fatto ieri sera. Evitare di fare troppa baldoria, bere troppo, baldoria. Adesso più concentrati, dunque abbastanza freschi. Beh, sicuramente non mangiare pesante il giorno prima, perché sennò hai veramente difficoltà a svegliarti al mattino. Ma soprattutto anche svegliarsi ad una buona ora. Il torneo comincia alle 2, svegliarsi all'una e tre quarti non è un buon consiglio, anche perché arrivi qua e crolli sul tavolo. Quindi svegliarsi un po' prima, fare una buona colazione, venire qua magari già un pochino, diciamo, svegli, con un po' di attività fisica prima magari è meglio. Non ho idea, non ho proprio idea, in questo momento non mi viene in mente nulla. Ti concedi tutto? Tutto. È una strategia anche quella. Certo. Sicuramente mi dovrei vietare di fare delle stupidate relative alla preparazione, come arrivare stanco, ubriacarsi la sera prima. Puntualmente non faccio niente di tutto questo. Non vorrei essere volgare, ma il sesso non si dovrebbe fare. Non si dovrebbe fare? No, è come i sportivi, no? I sportivi mica fanno sesso. Quindi tu non fai sesso durante il torneo? No, dopo. E chissà se davvero rispettano tutti i divieti che si sono imposti i nostri player.